omessa individuazione di rischi e omessa vigilanza sul corretto uso dei macchinari. È quanto contestato dal sostituto procuratore di Sassari Paolo Piras a due indagati nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo aperta a seguito della morte di Gianuario De Rudas, l'operaio di 43 anni che il 15 ottobre dello scorso anno morì schiacciato dal muletto che guidava all'interno dell'ecocentro comunale di Via Ariosto. Dopo 8 mesi di indagini e accertamenti, Enrico Besta, di 73 anni, residente in Lombardia, e Stefano Moro, di 44 anni, di Oniferi, hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. Il responsabile è il delegato nell'isola della ditta Ambiente Italia, di cui la vittima era dipendente da un anno, dovranno rispondere dell'accusa di non aver formato in modo completo ed efficace i lavoratori all'uso delle attrezzature. La procura infatti è convinta che siano state delle precise negligenze legate agli equipaggiamenti e ai macchinari ad aver causato la morte del 43enne che ha lasciato a piangerlo una moglie e una figlia di 10 anni. La famiglia si costituirà parte civile nel procedimento. Gianuario De Rudas è stato uno dei 1.404 morti sul lavoro in Italia nel 2021, 15 in Sardegna.